Che figata, l'ha vista cadere. Poverina, meno male che sembra che non si sia fatta niente, magari sono abituate anche a cadere. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Hi guys, sono le 7, siamo già attivi, pronti ad andare, zainetto in spalla, stanno rifornendo la lancia, la barchetta che ci porterà. Abbiamo speso 1200 pesos, siamo solo io e Federico, barca privata, dovremmo essere i primi anche a entrare nel sito. E hanno buttato giù gli alberi e ci siamo svegliati e stiamo andando. Buondì! Dove te va? Guatemala? No! No, te va via! Tra l'altro guardate la luce che bella, sta albeggiando. E qua sotto ci sono tutte le lance. C'è poca acqua, Ce ne sono tantissime di lance, A parte che poi più tardi arrivano i pullman da palenque, però guardate quante qua. E poi vedrete ce ne sono altre con i tetti blu e verdi. E sempre di là il Guatemala. Siamo partiti in barca per andare a Yaxchilán, questo sito archeologico unico nel suo genere per la location, raggiungibile solo in barca, con circa 3/4 d'ora. Uno dice 40 minuti, uno dice 50, l'average 45 minuti. C'è la nebbia ragazzi, guardate che muro bianco davanti alla prua della barchetta. Speriamo che c'è anche l'entrata del sito e che si alzi mentre siamo lì, che penso che sia un effetto bellissimo in mezzo alla giungla in un sito maya con la nebbia che svanisce. Siamo arrivati e stiamo andando verso la piazza principale, grandissimo, il sole è sorto, la nebbia è salita, si sentono le scimmie urlatrici, è un posto magico veramente. È valsa la pena arrivare fino a qua e saltare palenque, avevamo rinunciato a palenque per risparmiare qualche soldino e usarli qua. E già l'entrata è uno spettacolo. Guardate l'albero che tra poco sarà alle mie spalle. Vorrebbe comparire adesso, bello. Io sono baciato anche dal sole, probabilmente in sottofondo sentite le scimmie urlatrici. Chi era stato qui e anche in Cambogia da Angkor Wat mi aveva detto che ricordava molto Angkor Wat, il tempio famosissimo della Cambogia. E io adesso non lo so com'è là, però qua è molto bello. Questa è l'entrata alla piazza principale, guardate, ci sono gli alberi che sono cresciuti sopra alle piramidi, ed è fantastico. Poi con questa luce, bello.
può entrare. Ma questo è figo, non si vedeva niente. Ma dai, strepitoso, strepitoso questo sito. Wow. Wow. Da dove sono passato si chiama il labirinto. Bellissimo. Poi se giro, 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 sono gli altri edifici. A differenza degli altri siti che abbiamo visto, sia Chichen Itza, Etna e Calakmul, è che qui le strutture sono tutte basse, non ci sono le piramidi da scalare, però ci si può anche entrare dentro, quindi ci sono delle casette che sono abbastanza tenute bene. Ovviamente sono state ristrutturate e il luogo è molto magico. Erano bassi mai, devo abbassare, sennò picchio la testa. E vedete? Alle mie spalle è un po' come se fosse un piccolo villaggio in mezzo alla foresta. Wow, che scalinata che devo fare. E credo che non ci siano strutture alte perché usavano l'elevazione della terra, della giungla. Adesso vi faccio vedere dall'altra parte. Lì si vede benissimo che c'è una scalinata che sale, quindi probabilmente non avevano bisogno di piramidi perché avevano una elevazione naturale che li portava verso il cielo e verso il Dio Sole. Non ce la farò mai a riprendere, ma ci sono due scimmiette che giocano là in cima. E ce n'è una qua che sta salendo, guardate. Sto zoomando tutto col telefono. Ah, proprio, guarda che salta, adesso salta, eh. Guardate, guardate. Oh, fighissimo. Ah, l'ho vista, l'ho presa. La scimmia è caduta. È caduta la scimmia dall'albero. Ha fatto il salto, ora è caduta. Andiamo a vedere se si vede. In mezzo alla selva. Secondo me se n'è già andata. Ah, ripartita. Mi sa di sì, perché c'è una scimmia qua sopra di me. Qui qua per terra non c'è niente. E praticamente è caduta da quell'albero lì. Però qua per terra non vedo niente. Rumore sopra di me lo sento. Ah, infatti, eccola là. Che figata, l'ha vista cadere. Poverina, meno male che sembra che non si sia fatta niente. Magari sono abituate anche a cadere. Ritorno. Ritorno nel sito archeologico, va. Questa scalinata ci porta nella parte superiore del sito e a 90 metri di dislivello e qua c'è tutta la piazza. Ancora non è arrivato nessuno, ragazzi, siamo solo noi e le scimmie che cadono dagli alberi.
Questo è l'interno della struttura che avete appena visto. C'è una finestrella, c'è un filato dentro la testa. Questo sono io per fare le riprese per voi. C'è un filato dentro la testa. Adesso provo a zoomare e vi faccio vedere. Guardate in mezzo dove zoomo, c'è come se fosse il trono e il re o l'imperatore seduto lì in mezzo con solo una gamba che rimane alla nostra destra. Salendo dentro la giungla, perché è la parte più lontana e anche la parte più immersa nella giungla. Andiamo a vedere cosa c'è. Diciamo che i sentieri sono abbastanza ripidi, però bello. Siamo saliti tantissimo e abbastanza veloce, perché l'escursione dura solo 2 ore, poi la barca riparte e abbiamo perso un po' di tempo con le scimmie forse, però anche qui ne è valsa la pena. Chissà se quando c'erano i Maya c'era tutta questa vegetazione o se avevano la vista sul fiume, perché abbiamo letto che tutte le strutture erano di color rosso e per far quel colore lì usavano una pianta particolare e quindi disboscavano tantissimo, perché avete visto il sito è molto grande e probabilmente è solo una parte, non è tutto di quello che era una volta. E quindi probabilmente questi avevano addirittura la vista sul fiume. Privilegiati. Impressioni a caldo? Sono stanco. Stanco. Abbiamo fame, ci siamo fermati alla panetteria della selva. Fanno il pane Maya. Dolce di qua, cocco. Rayato. Cocco rayato e sì. Cocco grattugiato. Sì. Ho proprio questo. Proviamo quello lì? Sì. E questo tiene nada. Adesso. Questa è pasta. Sì, pura pasta, senza ripieno. Vanna calentata, sì? Va bene. Se gusta pasta in quel lato? Ah, ok. Sì, sì, per descansare e sperare. Ah, ok. Allora prendo le... Avevano il caffè, hanno il caffè e quindi ci siamo fatti offrire il caffè, ce lo stanno facendo, adesso dobbiamo andare dietro però, fantastico, viva Mexico, Mexico! Federico già in posizione, ci siamo fatti ospitare, hanno tirato su l'amaca e qui dietro è dove tostano il caffè, ah ci porta anche il tavolo, come ti chiama? Juan Sanchez. Sanchez, mucho gusto, muchas gracias. Siamo ancora dal panettiere e ci ha offerto il caffè, ma sarà un video a parte perché... È più di mezz'ora di una bellissima chiacchierata, lo devo sottotitolare tutto, quindi verrà non so quando. Adesso vado a salutare. Mucho gusto, mucho igualmente, mucho gusto, un saluto. E grazie a... per il caffecito. Perfetto. Igual, che tenga un buon viaggio. Ok, e también adesso sta buono. Ciao! A new place, a new home, for a while, let me feel alive.